Ave discepoli e bentornati per un video in cui parlerò di una nuova battaglia. E finalmente, già, quante volte l'ho già mostrata questa bandiera, la bandiera del Giappone. In realtà questa è quella del Giappone moderno, avrei dovuto recuperarne una del Giappone antico, ma non è stato così facile. Quindi, ebbene sì, oggi parleremo di una battaglia giapponese. Una battaglia, in realtà antica, una battaglia medievale, perché poiché siamo attorno al 1183. Ora, un attimo solo per prendere le giuste coordinate spazio-temporali e poi andiamo a parlare della battaglia. Tra il 1180 e il 1185 il Giappone è dilaniato da una guerra civile, una guerra dinastica, la guerra del Genpei. In questa guerra ci sono due clan che si contendono il potere, il clan Taira da una parte e il clan Minamoto dall'altra. La battaglia di cui andremo a parlare oggi avviene praticamente a metà, nel 1183, e in qualche modo è un po' uno spartiacque. Il clan Taira stava venendo da una serie di vittorie e stavano cercando di sbaragliare l'esercito Minamoto e sono arrivati praticamente nella gola di Kurikara. Siamo in zona montuosa. E qui, un po' sulla difensiva, il clan Minamoto dimostrerà una grande lungimiranza, una grande capacità tecnica, militare e soprattutto una grande intelligenza. Ecco, questo è il motivo per cui ho scelto questa battaglia. Da una parte abbiamo un esercito dei Taira molto più numeroso, dall'altra abbiamo un esercito più piccolo, 5.000 uomini contro 40.000. Ma un generale capace di sfruttare il territorio e la strategia per riuscire a capovolgere quelle che sembrerebbero le sorti ormai segnate nella battaglia. Quello che vi farò vedere sarà la capacità di saper leggere il nemico, giocare con la strategia, giocare con l'inganno. Non sono tante le battaglie in cui l'inganno ha avuto un ruolo così determinante. Questa è una di quelle. Per cui, indossate il vostro kabuto, tirate fuori le vostre katane e vediamo cosa è successo in questa battaglia. Nel maggio del 1183, i Taira stavano avendo la meglio sui Minamoto e dopo alcune battaglie, circa 40.000 uomini stavano inseguendo i soldati di Yoshinaka nelle fortezze dove questi si erano radunati. Ed è appunto qui che avviene la battaglia di Kurikara. Siamo in un territorio montagnoso con pochi sentieri e le truppe Minamoto sono asserragliate in una fortezza in montagna con un numero di uomini abbastanza limitato. Si calcola circa 5.000 uomini, qua dobbiamo sempre stare attenti sulle fonti. Comunque, di certo una forte inferiorità numerica rispetto ai 40.000 che stanno arrivando dalla valle guidati dai Taira. Qui il comandante Minamoto decide di utilizzare la strategia per riuscire a vincere nonostante l'inferiorità numerica e quindi divide il suo contingente in tre gruppi. Uno resterà nella fortezza, mentre due cercheranno di aggirare dal fianco e dal retro le truppe dei Taira. Ovviamente per fare questo è fondamentale riuscire a rallentare il più possibile l'avanzata nemica. Quindi, tanto per cominciare, vengono mostrate molte più bandiere del previsto, in modo tale da scoraggiare una avanzata frettolosa, in quanto si poteva ipotizzare che ci fossero più uomini di quelli che realmente c'erano. Dopodiché inizia il primo combattimento, ma è un combattimento che viene fatto appunto per rallentare, è un combattimento che deve durare il più possibile. Si parte con lanci di frecce, che pur non essendo decisivi, mietono qualche vittima tra i Taira. E poi si arriva con l'attacco vero e proprio dei samurai. Tutto questo mentre gli altri due contingenti cercano di aggirare l'avanzata dei Taira. Il combattimento tra i samurai viene fatto, diciamo, alla maniera classica. Ogni samurai grida il proprio nome, grida quello dei suoi illustri antenati. In questo modo il combattimento non è veloce, ma rallenta e prima di ogni duello i soldati si presentano.
tutto questo per allungare il più possibile la durata del duello stesso. Quando ormai è il tramonto, il gruppo che sta aggirando lateralmente Itaira arriva, e arriva con una quantità di vessilli spropositata, proprio per lavorare sull'effetto sorpresa e sulla falsificazione del numero. Insomma, i Itaira credevano che i Minamoto che li stavano assalendo sui lati fossero di più. Questo crea un primo scompaginamento all'interno delle truppe Itaira, che devono a questo punto difendersi su due fronti. E qua arriva il colpo di genio di Yoshinaka. Manda all'assalto dei buoi con delle fiaccole legate alle corna. Siamo al tramonto, per cui non si ha una chiara visione di quello che sta succedendo. Si vedono solo tante fiaccole che avanzano. Questo diventa davvero disarmante per le truppe Itaira, che non riescono più a comprendere davvero quello che sta avvenendo e iniziano a ritirarsi. Ciò che non avevano messo in conto è che nel frattempo il terzo contingente Minamoto era riuscito a compiere il giro e si trovava alle loro spalle. Quindi le truppe Itaira, che erano gli assalitori e avevano una forte tutela numerica, si sono ritrovati nel giro di una giornata ad essere accerchiati da tre lati, a non capire cosa li stava assalendo e a darsi la gambe. Fu una vera e propria rotta. Alla fine sul campo di battaglia non abbiamo idee precise di quanti soldati sono sopravvissuti e di quanti sono morti, le fonti sono abbastanza vaghe. Quello che però sappiamo è che alla fine i Minamoto guidati da Yoshinaka riuscirono a vincere questa battaglia. Come ho detto all'inizio, questa battaglia rende un po' lo spartiacque. In effetti, dopo la vittoria dei Minamoto qui a Kurikara, le sorti della guerra volgeranno decisamente a loro favore, e alla fine la guerra sarà vinta proprio da loro, che inizieranno una nuova dinastia nel Giappone medievale. Ecco, questa, come ho detto, è una battaglia in cui davvero si vede l'intelligenza e la capacità strategica del generale. Ora, la bandiera già ce l'ho, e magari più avanti potrei affrontare anche altre battaglie giapponesi o che hanno il Giappone come luogo, scenario in cui si svolgono. E so cosa pensate, qualcosa legato alla Seconda Guerra Mondiale. Chi lo sa, non sarebbe male parlare anche di quelle, ma è un'altra storia. Ora, se il video vi è piaciuto, un bel like, magari iscrivetevi al canale così sarete sempre aggiornati. Ciao a tutti, alla prossima!